Io sono i amici rivali di YouTube. Buonasera, buonasera, buonasera. Io penso che alla vergogna non ci sia mai fine. Alla vergogna non ci sia mai fine e questa situazione davvero è diventata, sotto tutti gli aspetti, davvero imbarazzante. C'è confusione totale fra di noi tifosi, compreso io, perché non so più a cosa aggrapparmi, non so più a che cosa. La situazione che è gravissima, ragazzi. Una situazione che è diventata pesante. Apro chiuso una parentesi, alle ore 21 siamo in live sul tubo. Oggi sono andato alla bambina, scusate che non l'ho fatta su Twitch, ma non ho avuto tempo. Siamo in una situazione che è totalmente disarmante. Cioè io non riesco veramente a credere a quello che io sto vedendo. Cioè sembra quasi una cosa già programmata, con le scuse già pronte, con i capri espiatori già qua dentro, perché è che ha organizzato questo scempio. Perché che ha organizzato questa presa in giro? Perché che ha organizzato? Cioè, mi sembra di rivedere veramente quando eravamo nel Covid. Sembrava già tutto organizzato per distruggerci. Ecco, questa società qua sembra che abbia già fatto delle azioni, già sapendo i rischi e già prevenendo, ma non i rischi, il loro culo. Che è diverso, mettendo in totale buio noi tifosi, perché io sono nella confusione più totale, non so voi, cioè le mie certezze in testa ce le ho, ma le azioni sono talmente gravi che non mi sembra reale. Le azioni sono talmente gravi perché, cioè, sentirmi dire da alcuni miei fratelli rossoneri: chiedete scusa a Pioli, quando a questo gli è andato la stessa squadra di prima, perché inizio campionato era la stessa di prima completamente, senza Bennacer, che nei tempi che lo abbiamo fatto bene era uno dei nostri cardini, mettendo in vendita Kalulu, cioè regalato Kalulu, mettendo in vendita Bennacer, prendendo Pavlovic, che sicuramente è quello che mi sembra dei più positivi, un Fofana che non si allena da tempo, un Theo Hernandez così ingrassato, i rinnovi non fatti. Cercare di competere con altri che stanno spendendo e si stanno muovendo, perché anche il Napoli si sta muovendo. La Juve compra un giocatore al giorno. Poi stasera la Juve, ragazzi, stasera la Juve nel secondo tempo, la vedrò al secondo tempo, scusatemi, entro nel canale Viola stasera. Il secondo tempo me lo vado a vedere sul canale Viola perché sono curioso. Il primo tempo ce lo vediamo da una parte e il secondo tempo ce lo guardiamo dall'altra. Mi sembra doveroso, mi fa male vederla la Juve. Mi fa male vedere la Juve. Perché se la Juve oggi vince, di quelle che pensavamo delle nostre concorrenti, è già 5 punti. E non c'ha lei l'Inter la quinta, ce l'abbiamo noi. Cioè, rifar risorgere adesso Pioli, le ombre già su Fonseca, quando gli è dato. Ibra, che cazzo strilli Fonseca? Ma strigliati i tuoi testicoli. Strigliati i tuoi testicoli. Fatti un bagno di umiltà, figlio mio. Fatti un bagno di amor proprio per noi tifosi, fai quello che vuoi, ma vai fuori dai coglioni. Una situazione che è diventata, cioè addirittura se la prendono con Fonseca, quando gli hanno fatto un acquisto in ritardo, due acquisti in ritardo e fuori condizione, perché Fofana fregnava da non so quanto, non si è praticamente allenato dopo gli europei, quindi è normale che non era pronto. Una situazione di tua, io mi sento imbarazzato per voi e per voi. Avete già i vostri paletti con i piani alternativi, togliendovi le colpe. E anche in questo momento non state facendo nulla. Addirittura avete, cosa state trattando? Uno del Monza addirittura. Cioè, la vergogna non ha mai un limite per voi. La vergogna non ha mai un limite. Cosa c'entra Pioli? Che cosa vuoi che cambi con Pioli? Giochiamo nello stesso modo che giocavamo con Pioli, con giocatori identici. Identici, non conto neanche Fofana e Pavlovic, l'ultima partita che se non c'era lui finiva veramente male. Ma centrocampo, tolto Bennacer, tu pensi che la squadra si sia rinforzata con Fofana?
Io ti dico di no. Cioè, davanti, lasciando stare la sfiga di Morata, che lì anche vi è andata male perché si è fatto male subito, spiegatemi che senso ha adesso reclamare Pioli perché soltanto perché è pagato fino a fine anno, perché sennò Pioli non ve lo caghereste neanche, ovviamente. Ma cosa, l'unica cosa che potrebbe cambiare, ma sarebbe immorale far tornare Pioli, perché questo giocatore, questo allenatore qua adesso non è giudicabile, non gli ha dato dei giocatori con le caratteristiche che lui nella sua testa voleva, ovviamente. Gli ha dato tutti in cursore quando non l'hai preso neanche un mediano, ne hai preso uno completamente fuori condizione che è entrato nel secondo tempo, nella seconda, regalando 5 punti nelle prime due partite che dovevi fare minimo 6. Minimo 4, tosto basso, minimo 4 ti ritrovi con uno. Se arriviamo a fine anno, che per qualsiasi nostro obiettivo ci mancherà un punto, è colpa, la colpa è la vostra, perché voi il vostro piano è non faremo mercato l'anno prossimo perché se non andiamo in Champions, ma la colpa è vostra. La colpa se non andiamo in Champions sarà soltanto che vostra, di nessun altro. Quest'anno ne avrò per tutti. Quest'anno ne avrò per tutti. Chi ancora dice che la squadra è forte, io lo capisco, che ci spera ancora, lo ammiro. Ma ragazzi, apriamo gli occhi, la squadra è totalmente incompleta e queste voci di Pioli con Ibra che va a strigliare Fonseca, credo che sia una vergogna. Una vergogna, una mancanza di rispetto per noi e una mancanza di rispetto per i colori che rappresentiamo. C'era soltanto da fare una cosa, bastardi, questa settimana qua. Prendere e andare sul mercato. A capofitto proprio, andare a capofitto sul mercato e rinforzare una rosa. Non andare a strigliare Fonseca, che cazzo mi vai a richiamare Pioli a mettere queste voci di Pioli, che sicuramente belle, ha messo in media per l'amor di Dio, ma soltanto il pensiero anche di alcuni tifosi di Pioli. Ragazzi, smettiamola di dire cazzate. Per favore, smettiamola di dire stronzate. Per favore, smettiamola. Perché è un insulto. Cioè, già la dignità ce l'avete calpestata. Per favore, una volta nella vita, assumetevi almeno le proprie responsabilità. Richiamiamo Pioli. Non fanno, non prendono un acquisto, cosa vuoi che cambi con Pioli? Che cosa vuoi che cambi? Se si fa male Fofana, è andato via Benassere, cioè andando via Benassere, prendendo Fofana, prendendo qualcuno pronto. Che cosa vuoi andare da Fonseca a rompere i coglioni di che cosa? Devi forse andare a dire, ti serve una mano? Ti serve un aiuto? Hai bisogno? No, perché Fonseca ha lo scotch. Ha lo scotch. E anche lui, se fate 3 anni di contratto, sapeva benissimo a cosa andava incontro. Ecco, l'unica cosa che, l'unica colpa che gli posso dare, adesso che ti dico, non hai dimostrato il tuo valore, anche perché tu hai accettato delle condizioni che non potevi dimostrare di essere quello che magari realmente sei, chi lo sa. Sinceramente non farei bene neanche io con questa rosa qua. Cioè, è inutile dire prendi questo, metti questo, 3-5-2, 3-6-1. Ci servono due mediani, un difensore e una punta. È inutile che siamo ancora qua a cercare i fantasmi. Ci serve un centrale, due di difesa, due di centrocampo e una punta. Non servono altre giustificazioni, altre scuse, arrampicarsi sugli specchi. Serve soltanto di darsi da fare col portafoglio, cosa che loro non fanno e hanno già pronto il piano B. Quello che già si erano stabiliti nella loro testa, dalla colpa a Fonseca, un Fonseca che è completamente innocente. Io Fonseca lo giustifico, gli hai dato come numero 9 Jovic, che cosa gli vuoi andare a dire? Prendete una squadra da conference, gli hai dato il numero 9 a Jovic. Che cosa vuoi stare ancora qua a giustificare di che cosa? Cioè, io sono distrutto, completamente distrutto, moralmente e psicologicamente. Mi auguro veramente che non andranno neanche a pensare di riprendere Pioli, ma neanche. Cioè, iniziamo ad avere. Abbiamo già la rosa corta e vai a riprendere Pioli. Ma sei scemo allora? Ti vuoi fare del male con lo staff tecnico atletico di Pioli? Cioè, a me sembrate mica troppo normali a pensare a una roba di sto genere, ragazzi. Non cadiamo pure nel completo sottoterra a livello di pensiero, ragazzi. Almeno teniamoci la dignità, datemi retta, almeno quella. Non andiamo a cercare colpevoli dove non ci sono. Di colpevoli ce n'è soltanto uno, si chiama Gerry Cardinale, Zlatan Ibrahimovic, che è complice. Con questo ci vediamo, saremo magari già live quando è caricato il video. Mi trovate in live ore 21. Un bacio, un abbraccio, ciao a tutti, ragazzi.